Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera d'attore con lo Schalke 04. Come state? Spero, sinceramente, bene. Grazie per tutti i commenti che mi avete lasciato nello scorso video. C'è chi ha apprezzato l'acquisto di... Scusate, rido perché ripenso a quello che vi ho detto riguardo a Lorian. Possiamo fare effettivamente, non ha molto senso, il figlio di Mkhitaryan, ma il cugino di Mkhitaryan che cerca gloria in Germania come aveva fatto il suo carissimo zio Henrik. A qualcuno è piaciuto, a qualcuno ovviamente non è piaciuto, però ci può stare ragazzi, semplicemente perché penso sia il regente di Mkhitaryan, anche se secondo me è troppo forte per essere il regente di Mkhitaryan. Sta di fatto che mi meritavo un colpo così dopo quello che è successo l'anno scorso. Chi altro abbiamo acquistato? Non ricordo più. Ah, Goretzka. Abbiamo acquistato Goretzka in un affare, secondo me, importante. È effettivamente un calciatore molto, quasi più forte di tutti gli altri. Però secondo me ci può stare, ragazzi. Siamo alla quinta stagione, veniamo da una delusione. Adesso è arrivato il momento di spingere. Siamo stati fantastici fino ad adesso, qualche exploit, secondo me ce lo meritiamo dopo l'inculetta preponderante che abbiamo avuto. Valuteremo eventuali cessioni. Dokkaemi è salito all'83, molto bene. Valuteremo eventuali cessioni sia in difesa che in attacco. C'è chi è pro Kukta, chi è pro cessioni di Kukta. Io devo valutare quello che arriva, ragazzi. Devo valutare quello che arriva. Sinceramente, per quanto riguarda Lorian, io lo andrei a provare in questa partita e mi metto le cuffiette perché Lorian può essere provato in varie posizioni. Lo spostiamo a TT, mi fa già un meno 1 e ha un 81 di passaggio che può essere secondo me sfruttato molto bene. Esterno lo può fare, però difensivamente non esiste. Dai, andiamo in campo per questa amichevole estiva con l'obiettivo di provare Lorian. Vedete che devo dargli il numero di Mkhitaryan. Che numero ha? 77. Che numero è? Complimenti. Bravo, Guendu. Comunque, mi sembra abbastanza chiaro, ragazzi, che con il nuovo aggiornamento le cose siano cambiate. Oh, mazza, che stacco, Lorian. Medievaleggiante questo stacco. Passato in mezzo a due con Neuer che dorme. Ma come fa? Ma guarda che giro che ha preso. È proprio Lorian a pareggiare con questo inserimento da dietro su assist di Çalhanoğlu. Non adesso. Mamma, bravo Dokkaemi. Ok, dai. Abbastanza bene tutti. Devo dire abbastanza bene tutti. Forse Baku. Cosa fate? Cosa sta... Ah, no, stavo per dire... 82 di rigore. I rigori. Saranno i rigori, porco zio. Vai, Lorian. Bello, bravo. Dai che l'apri. Gna. Che rischio. Prima o poi qualcuno lo chiuderà, ragazzi. Ma non ci voglio credere. Aprimela anche tu, Shaldrop. Bravo. Bravo Kimpembe, sempre così. Guenda. Ole. Vai, sì. Andiamo avanti. E sono soldi. Va bene. Allora, noi per andare ad acquistare... Non mi fa saltare questa scena drammatica per loro. Per andare ad acquistare un'altra... Ma che cosa? Noi dobbiamo cedere per andare ad acquistare un altro esterno. Per quanto riguarda i voti... Cioè, dobbiamo cedere. Dobbiamo aspettare i resoconti, ecco.
Lorient è stato, senza farla apposta, uno dei migliori in campo. Ha giocato bene. Può essere un'ottima arma. Adesso dobbiamo semplicemente valutare e aspettare i resoconti. Però vi volevo parlare di due possibili nomi per l'attacco. Uno è Sima, e mi avete fatto notare che Sima, se noi lo spostassimo attaccante, si farebbe comunque un +2 di overall. Anche un giocatore del calibro di Brian Brobby, io lo vedrei bene. Io lo vedrei bene. 1,80 m, bello fisicato, bello grosso, con una buona finalizzazione. Brobby io lo vedo molto molto bene, costa una cifra. Ma noi adesso dobbiamo aspettare. Guardate il trasferimento, Baku. L'Atletico Madrid mi offre Yannick Ferreira Carrasco, che ha 31 anni e ha un 84. Io potrei chiedere 134 milioni per Baku. Proponiamo un altro scambio, per l'amor del Signore, perché qui abbiamo Rashford, Marcos Paulo, Galera e Johnson. Vabbè, insomma, una manica di pippe. In attacco chi hai? Felix, En-Nesyri, Vlahovic e Cammello. A centrocampo, Mamma, che centrocampo c'è l'Atletico Madrid, porco Dio! Allora, rimuoviamo Carrasco, non me ne frega niente. Tu mi dai 140 milioni e io sono contento. Allora, io preferisco... È durissima, capite? Per me è durissima. Se la volete capire che per me è durissima una situazione del genere, cioè... Allora, io Kukta ce l'ho ancora. Andare a prendere Vlahovic sarebbe, secondo me, poco rispettoso per lui. Però a questo punto l'Atletico Madrid ce l'ha proposto così, quindi valutiamolo. Rimuoviamo questo scambio. Dammi 130 milioni, dai. Mi sa che non c'hanno i soldi. Non c'hanno i soldi. Venite da me e non c'avete i soldi. Arriva il Manchester City a chiedermi Costa. 3 milioni e 5. 3 milioni e 4 e 50. Vai. Oh mamma, veramente? Possiamo fare così? Se gli avete 100k da darmi in più? Pagliacci. Poi il trasferimento. L'Ajax. Aydin. Accetto. Ciao Aydin, è stato bello. Se fossi cresciuto al Nizza ti avrei probabilmente valutato. Simuliamo. Contro il Liverpool. La finale. Pappa della pappa. Alla peppa della peppa. Pepi è salito all'80, giusto? Sì. 22 anni, 80. E adesso ci mette un tot. Mi avete consigliato anche di andare avanti con lui e Jansen, però mi sembra... molto rischiosa come scelta. Aydin venduto, Costa venduto. E vogliono... vogliono Schaffer. Per favore, andiamo a trattare. Leviamoci dalle palle. Sfoltiamo questa rosa. Però non voglio assolutamente questo giocatore. Voglio... 2 milioni e 100. Olè. Ok, Schaffer venduto. Oh, allora... Singo, 77, no. Pedersen, 77, no. Lazzari, 81, Lazzari, 31 anni. Mele, 82. Cioè, abbiamo venduto Ba per prendere Mele. Identici. Età, no? Beh, Joachim Mele mi piace, raga. Anzi, forse difensivamente anche qualcosina di più. 76, andiamo a vedere. Allora, perché abbiamo visto Mele, Lazzari. Pedersen, purtroppo non è cresciuto. Maffeo non è male. Wimmer... 76, lui non è male, preso subito. Anche Rosier, anche Valentin Rosier. Ma sapete che Valentin Rosier non mi fa cacare? Teniamo questo esempio. Tu hai un Baku che è stanco, non riesci più a creare vie, a correre sulla fascia. Mi metti dentro un Mele che probabilmente la corsa ce l'ha, anzi sicuramente la corsa. 91 velocità scatto. E agilità? 69, cioè capite? Non lo so, se tu invece mi metti un Rosier che difensivamente qualcosina di più ce l'ha, ma fisicamente va a perdere, agilità 84, questo un'azione in più te la può creare, secondo me. È tanto, tanto tempo che sta giocando anche difensivamente, 78. Rosier,
Rosia mi perde qualcosina in accelerazione e velocità, e in agilità no. Però io con Ba mi sono preso il buon. Eppure in scadenza, Rosier. Sapete che io provo Rosier? Lo provo. Cioè, per dare anche quell'imprevedibilità in più sull'esterno, Rosier potrebbe starci. Mi piace come nome. L'esperienza al Borussia Dortmund le sta avendo. Gli stiamo comprando un 82. Allora probabilmente non cambia nulla. Proviamo però a tenerci un pochettino bassi, visto che è in scadenza. 20 e mezzo. 20 più Schuster. Ti serve tempo. E vabbè. Noi andiamo a trattare anche con Mele. 38 e mezzo per un panchinero. Ai 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 ai. 28 e mezzo più Hintz. Hanno bisogno. Ah, pure Gasperini ha bisogno di tempo. Vabbè. Inaccettabile e inaccettabile. Allora, Mele, sinceramente, ragazzi, per un sostituto questa cifra mi rifiuto di andarla a spendere. Per Rosier, sì, assolutamente vado a trattare, perché sicuramente riesco a pagarlo qualcosina di meno. 23 e mezzo. Olè, dai, va bene. Va bene, va bene, va bene. Come sostituto ci posso stare. Come sostituto ci posso stare. Io ho utilizzato Ba come moneta di scambio per abbassare il prezzo di Goretzka, che alla fine 52 più Ba. Sì, alla fine secondo me Ba è stato valutato qualcosa di più, ragazzi. Valore 29 e mezzo. Valore 29 e mezzo. Mentre qua valore 27 e mezzo, l'abbiamo pagato 23, sì. Sì. Facciamo bene, ci sto. Ci sto. Penso di potermi fidare di Rosier semplicemente perché è un paio d'anni, 2 o 3 anni. Turnover perfetto. 2 o 3 anni che è in Germania e quindi ci posso stare. C'ha la faccia anche bella ignorante, quindi lo fillo Valentino. Va bene. Nuovo esterno, per il momento sostituto. Momento sostituto, quindi abbiamo preso un panchinaro. Le stats non sono per niente male. 81 di cross, questo mi piace. Questo mi piace moltissimo. Buona agilità, buona velocità scatto, buona accelerazione. Ci posso assolutamente stare. Ma senti un attimo, Gigio. Esterno destro. Mentre Ada ha 2 settimane. Se noi lo trasformassimo in Ada e poi esterno destro. Proviamo a metterlo Ada. Attenzione, attenzione, attenzione. Santo cielo. Santo cielo. È un casino, ragazzi. È un casino. Allora, sinceramente, Udokai l'anno scorso è stato devastante. È un pilastro. Io lo vedrei molto bene a Siviglia, ma rifiuto. Queste due le vado a trattare. Vado a trattare Kerrer all'Everton. Però fammi vedere un attimo. Tu chi c'hai? Come. Oh, zio. Scaldabagno. Zio Scaldabagno, terzini, Max Aarons, bello. Mi devi dare 39 milioni. Potevo chiedere qualcosa di più, ma va bene. Quanto l'abbiamo pagato, Kerrer? Vediamo. Sapete che io sono fissato con le plusvalenze, raga. No, vabbè, ragazzi, non posso crederci. Ragazzi, l'abbiamo pagato 16 milioni. Ma con che passamontagna, con che coraggio sono andato a fargli questa offerta al PSG? 16 milioni e 800, ragazzi. 16 milioni e 800. L'abbiamo venduto per 39. E attenzione perché qua possiamo chiedere all'Ester una barca di soldi, ragazzi. Ma una barca. 138. Ok, mi abbasso io. Mi abbasso io, mi abbasso io. 125. Mi ero abbassato! Mi ero abbassato! Me lo meritavo! Mi ero abbassato tanto! Io prendo in considerazione buona parte delle offerte, ragazzi, eh. Solo chi mi ha convinto di più non si muove. Interesse per Tomiyasu. Offerta per il prestito di Zalazar 2 anni al Metz. Ma non glielo mando neanche! Sì! Red Bull Lipsia. Il Red Bull Lipsia e Guendouzi. Guarda, Guendouzi blocco le offerte. Ciao, belli. Guendalino non si muove. Eppure fa l'elicottero. Oh. Coi capelli. Da metallaro. Keller venduto.
Spiazzatilo, spiazza, andava così. Liverpool, 89 milioni. Oddio mio, Ward-Prowse, ma che offerta non posso. Centrocampista non mi serve. Ademiral va bene, chiudiamo. Il Liverpool, ragazzi. Cerchiamo di trovare una... Perché adesso 120... Perché adesso 128? E in ogni caso, vendere Baku al Liverpool, che è una squadra così forte, potrebbe essere controproducente. Però, ragazzi, anche sti cazzi. Cioè, ha fatto pure la rima. Gianmarco Galli. Chi minchia è? Ma Madueke. Ma uno scambio alla pari. Scusate un attimo. Scambio alla pari con Madueke. Oh, damn. Oh, damn. 115. Ve prego. Oh, l'abbiamo fatta. Signori, Baku potrebbe essere partito. Plusvalenza, ragazzi. Gestione delle casse in maniera spropositata. Però bisogna trovare un sostituto. Offerta per il trasferimento, ma Mardashvili. Ma chi? Il Borussia Dortmund. Ma secondo te? Ma chi è poi? Ma chi è Terrier? Ma andate a cagare, va là. Voi immaginatevi se anche loro facessero così ogni volta che gli vado a chiedere un giocatore. Ti sta bene la maglia blu? No, Udokai no, ragazzi, basta. Udokai non si muove. Udokai è il mio centrale definitivo. Il mio centrale definitivo. Abbiamo venuto Kerr in tutto questo. E quindi 66 milioni. E quindi servono due difensori centrali. Se ne serviva uno prima, adesso ne servono due. Oh, Zalai è cresciuto all'83, raga. Come siamo messi dunque in difesa? Cabrera è andato. Si è fatto un bel più 2 all'Alaves. Mortacci tua. Allora, noi siamo messi così. Udokai. Centrale. Demiral a destra, Zalai a sinistra. Primo sostituto. Tio. Basta. Servono due difensori. Entrambi, secondo me, devono essere almeno 81-82. E quindi... Tomiyasu lo fillo. Sinceramente. Quanto? 35 milioni, subito. Subito. Cerchiamo di fregarli. Cerchiamo di fregarli, perché ancora non si è trasferito. Ci infiliamo nella trattativa. Ti do Pag. Fa troppo ridere, che non so di che cosa sto parlando. 29 milioni? No. Però loro vogliono quindi 35 milioni palesi. 28 e mezzo. 30 milioni 6. Chiudiamo a 30 milioni. Dai! Ci sto. Siamo in guadagno di più di 2 milioni. Siamo in guadagno di più di 2 milioni con Tomiyasu. Tomiyasu è il nuovo Itakura, ragazzi. Turnover Tomiyasu. Bravo. Bravissimo. No. Sei un turnover, bello mio. 53.000. E stai. Olè! Sono contento, raga. Sono contento. Questo è un ottimo rinforzo che... Del quale secondo me mi posso fidare. Però secondo me un altro serve. Anco non sarebbe male, ma andiamo a spendere veramente tanto. Ieri è andato al Verona. Me lo son perso. Burno. Il Vedi l'hanno rinnovato. Bornu come sostituto. Lo andiamo a prendere dall'Osasuna. Ha esperienza. Ci potrei stare. Bremer non me lo lasciano. L'avrei preso molto volentieri. Proviamo Bornu. Proviamo Sebastian. Andiamo a offrire... Paghe. Più 23. Vabbè, sì. Assolutamente. Poi uno 44 e mezzo. Ma che state a dire? Io gli do il suo valore. Max 30. Poi ragazzi, stiamo a spendere tutto per i difensori centrali. Hanno bisogno di tempo. Ok, hanno bisogno di tempo. Io chiudo probabilmente, ragazzi, con la cessione di Baku. Interesse per i Bagnets. Il Bayern Monaco, 50 milioni. Baku venduto, ci entrano 97 milioni. Inaccettabile l'offerta per Bornu. Io chiudo così, signori. Chiudo così. È un calciomercato infuocato. Noi adesso abbiamo bisogno di un esterno destro fenomenale. Madueke. Io, se devo essere sincero, sapevo che Madueke
poteva farlo il tuttocampista, però non esiste difensivamente. Ho paura che sia più un esterno offensivo, ragazzi, quindi serve assolutamente cercare un esterno che possa fare il tuttocampista e che abbia overall buoni. Sì, magari anche se è un 84-85 ci posso stare. Daniel James non fa fase difensiva. Kubo nemmeno. Dov'è che però non mi dispiace. Figura di Seppellistri fa fase difensiva. Rafinha direi di no. Saka. Però Saka è imprendibile. Anche Ziegankov niente. Valeri, Trezeguet, una pippa. Stanks non fa fase difensiva. Tosta. O cerchiamo veramente terzini destri barra Ada. Se no è un bel casino. Sì, ma non può fare l'esterno destro tutto campo, boys. Non può farlo. Non è assolutamente il suo ruolo. Questo Buendia qua. Faremo un downgrade Bowen. Ma Bowen al Torino. Gnabry al Bergamo Calcio. Gonçalves non lo so. Possiamo metterlo a seguire, però è al Bologna. Cioè dobbiamo far sì che i tifosi siano entusiasti di questo nuovo colpo, boys. Perché comunque abbiamo venduto un calciatore a una cifra spropositata, che a quella cifra andava venduto. Che però comunque i suoi 8 assist, quanti ne ha fatti, se li ha portati in saccoccia. Beh sì, Icone, Gerson Martins è un depravato. Oh shit. E te no. Ah! Se cerchiamo, l'abbiamo già cercato forse terzino destro, via. La rinascita di Bellerin, per l'amor del cielo, si tagliasse i baffi prima. Mortacci de Pippo. Valeri è una bella pippa al sughissimo, eh. Al sughissimo. Ai. Dico Portugal. A tal. Però complimenti, veramente forti. Devo dire che il livello è rimasto bello alto nel campionato portoghese. Andiamo in Serie A, va là. Torna, ti prego. Metti cash. Frimpo. Ah, cioè, metteremo Frimpong, ragazzi. Cosa vi devo dire? Bambissaka, non ci penso nemmeno. Però anche il livello in Serie A... Zio scandalosissimo, è imbarazzante. Ragazzi, non fatemi comprare Dest, per favore. Ma anche Mazraoui mi ha veramente scassato la minchia. Ma i giocatori forti, voi sapete, dove sono andati a finire? Finiti? Persi? Mettiamo Arons, cosa devo dire? Ma Bustos, come... Ah, sì, è vero. Calabria. Mettiamo Calabria. Che mi tocca fare? Denzel Dumfries l'abbiamo già preso con il coso, con il Leeds, ragazzi. Possiamo prendere sempre gli stessi ogni anno. Caboret, ah sì, quanto sarà cresciuto Caboret? Una massa. Tanganga, però boh, non sono convinto. Siamo nella merda. Capitano Ano, affondiamo. Pollirola 41 milioni, contratto di scadenza, de clausola, alla faccia del cappero. Broach. Bukele, ragazzi, Bukele mi ha scassato veramente. E che vedevo di, signori? Abbiamo finito, dai, vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate della pazzia che ho appena fatto. Non esiste un calciatore alla Baku. Non esiste un calciatore alla Baku, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Datemi dei nomi, per favore, perché sto per mettermi a piangere. Siamo così. Compriamo un esterno sinistro e metto Calhanoglu a destra. Basta. Tomiyasu? Ma che, ma posso mettere Tomiyasu a fa? Bene. Ciao. Alla prossima. Fatemi sapere cosa ne pensate, signori. Ci vediamo alla prossima. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. E queste sono le offerte che abbiamo inviato. Quindi gli acquisti fatti. Non si vede quelli che ho venduto.
Vabbè. Ciao.